anni in cui la città ducale ha ospitato scrittori, editori, illustratori, musicisti ed attori attraverso un programma raffinato e di qualità che ha guidato i partecipanti in un viaggio nella letteratura e nell'arte. Questo e tanto altro è stato Urbino e le città del libro, il festival letterario curato da Alessio Torino, giunto alla quinta edizione, realizzato con la collaborazione di Marco Cassini e Gianmario Pilo della Grande Invasione di Ivrea e sostenuto dall'amministrazione comunale. Nel 2018 il festival ha toccato le giornate del 18, 19 e 20 maggio con il tema di strade che non portano a Roma, ovvero una ricerca di autenticità, di strade secondarie non battute, di strade sotterranee e di tutto ciò che non è corrente principale. Sì, oggi è una giornata speciale per la città d'Urbino perché siamo all'inaugurazione del Festival del Libro che sta sempre prendendo più forma con tante iniziative, tanto coinvolgimento della città. Questa mattina appunto anche l'apertura della biblioteca cittadina Palazzo Boghi che quindi rende questa giornata particolarmente speciale proprio perché il libro in questa città veramente è di casa e la biblioteca cittadina che questa città non ha mai avuto credo che come istituzione comunale credo che sia che abbia veramente un risvolto molto particolare, un risvolto speciale. È solo l'inizio di tanti luoghi che vogliamo dedicare al libro nella città, quindi ecco per questo che sono particolarmente contento e quest'anno veramente vale la pena di venire ad Urbino per visitare il festival perché ci sono tantissime iniziative di alto livello, di grande livello, quindi invito tutti i cittadini che ci ascoltano a partecipare al Festival del Libro. Sì, Urbino è nell'elenco MIBACT delle città che leggono. Per essere in questo elenco abbiamo lavorato moltissimo e è necessario avere un festival sulla lettura come quello che si sta svolgendo qui a Urbino, un festival eccezionale con un programma ricchissimo e soprattutto Urbino in questa possibilità collegata all'elenco delle città che leggono ha creato un sistema di biblioteche in cui partecipano chiaramente gli istituti universitari ma anche quelli che ha inaugurato stamattina l'amministrazione della biblioteca Ottaviano Baldini ma soprattutto della prossima biblioteca civica che verrà aperta dopo i lavori che all'incirca dovranno iniziare a ottobre la data, sarà la sede centrale. Ma non solo, c'è un progetto molto ambizioso, quello di una riqualificazione degli spazi nella sede dell'ISA in via Bramante, dove oltre alla biblioteca ci saranno laboratori, ci sarà un percorso urbano che entrerà dentro questi spazi dell'ex convento, del sistema dell'ex convento di San Francesco e permetterà di godere di questi spazi dedicati alla cultura. Essere Urbino una città che legge è fondamentale perché diventa attrattiva anche dal punto di vista turistico, perché Urbino, sede di tante università, ha nel suo DNA la cultura e l'arte e consentire sia ai cittadini, in particolare ai bambini, di approcciarsi alla lettura è sicuramente qualificante e direi fondamentale per una città Urbino sede UNESCO. Sì, la data è partita la grande, abbiamo un evento dietro l'altro e di questo siamo veramente orgogliosi. Come succede adesso, un festival che entra dentro la data poi promuove all'interno mostre, per esempio come quella legata al libro e alla carta, e per esempio è ospite la città di Vilnius, un'altra città sede UNESCO. Quindi sì, contemporaneamente tante attività alla data culturali e di promozione di un'economia della cultura. Ci tengo anche in questo caso a ribadirlo perché stiamo lavorando moltissimo nello stimolo ai giovani, nel lavorare proprio in quello che è possibile promuovere all'interno della cultura come economia. E Urbino penso sia qualificante e dobbiamo con determinazione
arrivare a creare imprenditorialità. E su questo fortunatamente abbiamo già buoni progetti, buoni risultati appena raggiunti. E su questo sicuramente ci metteremo il massimo dell'impegno. Ad aprire la quinta edizione presso la Data Orto dell'Abbondanza è stato Morgan con un intervento dal titolo Urbino, luce della bellezza e della letteratura, accompagnato da Vittorio Sgarbi. Due mattatori che hanno aperto le giornate del festival davanti ad un folto pubblico. Allora, ci siamo. Urbino e Città del Libro, giornata inaugurale, 3 giorni dedicate alla letteratura, agli incontri, laboratori, spettacoli a teatro. Vittorio Sgarbi, assessorato alla cultura del Comune di Urbino, che ha creduto in questa manifestazione e sta dando un grande supporto a questo appuntamento con tanti personaggi e tanti autori. Beh, non ci ho creduto abbastanza, nel senso che quando sono arrivato fin da subito a fare l'assessore nel ticket con il sindaco Gambini, ho immaginato Urbino, città d'arte, di grandi mostre, ovviamente anche legata alla letteratura, soprattutto per la memoria di Carlo Bo, che era l'amico di tutti i poeti e gli scrittori del Novecento. E però non ho valutato che si poteva aprire un fronte proprio a Urbino, al di là dell'arte, sulla letteratura, per contrastare e battere, che la sfida è sempre eccitante, il primo grande festival letterario che è in una città gemella, che è Mantova. Da Mantova è partito il primo festival letterario, che ha una vasta estensione nella città nei giorni di settembre, nei primi giorni di settembre, ma anche una supponenza che induce a pensare di rispondere con una forza di proposta, che abbia anche l'umiltà di aprirsi a scrittori non prevedibili, perché Mantova è molto legato all'establishment editoriale. E quindi io non l'ho valutato, non ho pensato di fare di Urbino una città alternativa a Mantova. Adesso, vedendo il successo, come accade spesso con i festival letterari, è probabile che nella prossima edizione saremo ancora qua, credo, o andremo in scadenza. Comunque siamo ancora nel 2018? 19. Scadiamo nel 19. Io nel 2018 è adesso, però. E allora il 2019 saremo in scadenza. Vabbè, chiuderemo con il tentativo di fare un testa a testa con Mantova, quindi accrescendo, attraverso la comunicazione, attraverso gli inviti a grandi scrittori, la forza attrattiva di Urbino, che è una città non meno bella di Mantova e che condivide con Mantova Baldassare Castiglione, l'autore su cui io intendo costruire le celebrazioni raffaellesche. Quindi, nel nome di questa grande personalità della letteratura e nel ricordo di Carlo Bo, Urbino può diventare anche una città della letteratura e non solo una città ideale dell'arte. Quindi forse questa cosa è partita in maniera un po' involontaria in me. Sono arrivati i giovani che organizzano il festival, io li ho ascoltati, ma forse avrei voluto aiutarli di più, e comunque da questo momento verso l'avvenire, non so, anche un eventuale prossimo mandato, io credo che Urbino potrà concorrere con Mantova. Urbino è sacra fonte della bellezza italiana. Sacra. Vorrei sfruttare questa fantastica occasione, questo luogo illuminato, perché la luce è ciò che rende belle le cose, le case, le persone, la luce, perché sennò non si riesce neanche a vederle le cose, non c'è la luce, no? Quindi, se la luce è bella, le cose possono essere belle. La luce di Urbino è una luce della letteratura, della poesia, della bellezza, patria di Raffaello, Bramante, questo lo dirà lui. Io dico Carlo Bo, del premio Montefeltro. Il premio Montefeltro è un premio di letteratura che negli anni 60 era il più ambito. Oggi forse non è più così, bisogna vedere chi sta in commissione, perché io mi riferisco a commissioni fatte da Carlo Bo, Petocchi, Renato Guttuso, Giuseppe Ungaretti. Quelli stavano in commissione quando veniva premiato Landolfi. Landolfi, scrittore che è stato premiato a Urbino nel 62. Vorrei tornassero quei tempi, perché oggi c'è un problema, che non si potrebbe più premiare Landolfi, ma non perché Landolfi non c'è e io sono Landolfi, perché i miei colleghi non sono Carlo Bo e Giuseppe Peretti. Ecco perché a Landolfi l'hanno premiato i suoi colleghi, non l'hanno premiato i politici,
perché hanno detto che Landolfi era uno scrittore che aveva a cuore la verità e la purezza della poesia, e quando si parla di poesia è il lavoro puro dell'invenzione. Morgan Urbino, per parlare di Urbino, della bellezza di questa, della luce. Della luce. La luce di Urbino è una luce che ha deciso direttamente dall'alto, è stata decisa, perché quando un luogo è bello perché è ben illuminato, perché sennò non riesci neanche a vederlo. Quindi la luce è che è dall'alto e non è quella di Lucifero, perché quella lui, Lucifero, Fero fer stuli latum fer, lui la porta via la luce, la porta via, invece Dio la luce la mette nei posti giusti. Secondo me la luce è quello che ha contraddistinto sempre la città di Urbino, ma così come tutti i luoghi belli, appunto, sono belli perché c'è una bella luce, e la luce si sa che è anche nelle persone. Numerosi gli ospiti presenti in tutte e tre le giornate che hanno presentato le loro opere. Spazio anche all'arte con l'apertura della mostra del grande disegnatore argentino José Muñoz, celebre per i suoi fumetti e i libri d'artista selezionati per la Triennale Internazionale di Vilnius in Lituania. Tema dell'edizione 2018, Memento Mori. La stessa è stata curata da Kestitus Valiunas e Cecilia Giampaoli. Prima io voglio ringraziare per tutti gli organizzatori, per Cecilia Giampaoli, per tutti che ha fatto, che ha aiutato per fare questa mostra a Urbino. Noi amiamo Urbino, Urbino è molto bella città, e io sono molto contento per questa mostra a Urbino. Io penso che questo è molto importante, mostrare i libri alla città di Ideale, a Urbino, alla città dove molti giovani studenti studiano. In questo tempo, quando non molti uomini amano i libri, questo è molto importante, fare queste mostre e parlare di libri. E io e Kestutis ci conosciamo in realtà da diversi anni, forse una decina, e lui è un grande xilografo, veramente bravissimo, per cui in realtà la collaborazione col festival è venuta all'inizio, è stata fortuita, perché io l'avevo invitato per tenere un workshop con gli studenti di illustrazione dell'ISIA di Urbino, e essendo che le date in modo molto carino erano effettivamente collimavano così tanto bene, abbiamo pensato di portare poi la mostra qui. Mi sembrava lo spazio più indicato per poter accogliere i libri. Sì, siamo direi molto contenti, è la prima volta che la Triennale di Vilnius viene esposta nel totale, quindi nell'insieme di tutti i libri selezionati, non è affatto scontato, perché 67 libri richiedono una cura, uno spazio non indifferente per essere in qualche modo visti come dovuto. E, posto che ovviamente tanti libri sono rimasti sotto teca, noi cerchiamo di mostrarli quando possibile alle persone che arrivano qui. Un lavoro è stato complesso, io sono molto contenta del risultato, perché portare in Urbino anche una visione anche estetica del libro così varia, lo dico anche un po' in qualità di docente ISIA, per me è stato importantissimo poter mostrare quante forme diverse effettivamente un oggetto del genere riesce ad avere, e credo che sia di grande stimolo, e mi auguro che lo sia stato per gli studenti e per le persone che sono venute in visita, insomma. Alla data, spazio espositivo anche per Alessandro Baronciani, con produzione propria, dove ha messo in mostra ed in vendita 20 anni di lavoro. Quest'anno per il festival a Urbino ero molto contento di venire a questo festival, era un po' che volevo essere ospitato, e ho portato un po' la produzione che in tutti questi anni ho fatto, dalle copertine dei libri alle copertine dei dischi, alle illustrazioni, più dei lavori proprio ispirati un po' a Urbino, a tutto quello che fa parte anche dei miei ricordi della città.
Mi piace tantissimo Urbino, e ci sono legato sia dalle scuole, quindi anche dall'adolescenza. E non capisco perché molte persone non vengono una volta all'anno a Urbino, come a Venezia bisognerebbe venire sempre una volta a Urbino all'anno e per vedere la città. Questa qui è una città legata al libro e questo festival secondo me ci mancava in questa città. In realtà no, per me Urbino è sempre stato un luogo che ha a che fare con lo studio, con l'elaborazione, con l'idea. E questa volta per la prima volta ho disegnato Urbino. Per me poi quest'anno che sono ritornato a Urbino non più come studente ma come insegnante è stato un passo strano, devo dire la verità, e quindi ritornare in contatto con la città, ritrovarmi qua di nuovo mi ha dato molto carica, per cui quando mi hanno invitato al festival Urbino Città e la Città dei Libri ero molto contento di poter iniziare a vedere la città e reinterpretarla per la prima volta. Baronciani, insegnante di illustrazione all'ISIA, ha coordinato dei giovani studenti che hanno prodotto una piccola collana artigianale chiamata Libri che si leggono solo a Urbino. Sì, questo dipenderà sempre da come vorremmo organizzarci per le prossime edizioni. Comunque per questa edizione abbiamo pensato di realizzare una serie di piccoli libricini che si trovano soltanto qui a Urbino in occasione del Festival del Libro qui alla data, e abbiamo realizzato questi libricini all'ISIA sempre, dove praticamente abbiamo tagliato e rilegato tutto noi per realizzare questo libro, che consiste in una serie di racconti che Baronciani ci ha passato, di alcuni professori, ad esempio dell'ESSO di Torino che insegna la Carlo Bo, e dove praticamente ci davano questo racconto e noi dovevamo impaginarlo in un dodicesimo ed illustrarlo. Infatti abbiamo qua diverse illustrazioni che accompagnano tutto quanto il testo del racconto. E dopodiché la cosa carina che ci era venuta in mente è appunto di riuscire a dare questo titolo, piccola libreria dei libri che si trovano soltanto a Urbino, e dove dietro nella quarta copertina contiene tutte insomma le informazioni, chi l'ha illustrato e quando è stato impaginato, mentre davanti abbiamo il nome, il titolo del libro e l'autore. E ci sono anche c'è stata anche la possibilità che più di un illustratore illustrasse anche più libri. Qua ad esempio abbiamo due Baronciani che ha illustrato questo racconto di Alessio Torino, anche qui impaginato sempre per cercare di trovare un equilibrio tra il disegno e il testo, e anche qua stessi disegni però racconto diverso, anche qua sempre molto è stato sempre molto importante cercare di dare un equilibrio che rafforzasse e accompagnasse sia il testo che l'illustrazione. E tutto questo è stato poi fatto da noi in circa 2 giorni, più o meno. E dopodiché abbiamo impaginato, ritagliato e, come avevo già detto, poi stampato all'ISIA sempre e presentati qui. Siamo qua da quando è iniziato insomma l'evento. E adesso noi vendiamo queste parti qui e poi sempre in questo spazio si tengono anche dei workshop sulla rilegatura che tiene una mia compagna di classe, per riuscire a realizzare un libro autoprodotto in pratica. Beh, molto bene, il primo giorno è venuta molta gente insomma che ha apprezzato tantissimo, comunque siamo riusciti a vendere davvero molto, infatti non ce l'aspettavamo che potesse avere questo successo, questa iniziativa. Invece è stato bello scoprire che comunque siamo riusciti a realizzare in poco tempo un libricino autoprodotto e soprattutto riuscire a venderlo. Questa è stata insomma la vittoria di tutto il workshop che abbiamo realizzato. Questo è proprio l'incipit. La giornata di sabato si è poi conclusa a Teatro Sanzio con Emma Bonaiuto, che ha letto L'amica geniale dalla tetralogia di Elena Ferrante. E io osservavo la punta di metallo che le scavava un tunnel biancastro nel palmo, e poi quando lei le straeve me la tende su. A un certo punto mi lanciò uno sguardo dei suoi, fermo, con gli occhi stretti, e si diresse verso la palazzina dove abitava Don Achille.
Sono solo quello che voglio essere. Me ne importa ben poco degli altri. Cerco sempre di piacere a me stesso. Sono una persona che cerca sempre di autoconvincersi di potercela fare. Io sono io. Io sono quello che voglio essere. Mi piace parlare ed essere ascoltato. Nuotare. Nuotare e cucinare. Vedere la gente che mangia con piacere la mia cucina. Amo la sapienza. Cercare sempre una risposta. In tutte le cose, anche in quelle più assurde. Amo la storia e il suo fascino antico. Mi manca un botto di roba, ma non ho il coraggio di dirvelo. Ne ho contati almeno 1 milione. Ciao. Io sono Samuele, un ragazzo piccolo non solo di statura ma anche emotivamente. Adoro immaginare, è bellissimo immaginare di essere qualcuno che non sei, ma che puoi diventare. Ma non puoi immaginare di essere qualcuno senza poi impegnarti per diventarlo. Io, ogni volta, immagino di essere un forte calciatore e delle volte desidero addirittura che il mio desiderio si realizzi. Come avrete già capito, amo giocare a calcio. E preferirei perdere un braccio piuttosto che rinunciare a calciare quel pallone che calcio da quando sono piccolo. La cosa del calcio che amo di più sono i sacrifici, il sudore che versi per ottenere un semplice gol, ma è proprio quel gol che cambia la tua partita. Se non giocate a calcio o se non lo amate con tutto il cuore è difficile che capiate. Però c'è un momento in cui cadi stremato e non riesci a rialzarti, ma una forza che nemmeno tu pensavi di avere ti rialza e ti sprona a combattere fino alla fine. Chi la dura la vince. La seconda giornata è stata caratterizzata da tanti appuntamenti fin dalla mattinata. La partenza a Teatro Sanzio con Parlo a te di te. Matteo Righetto ha incontrato gli studenti con letture e recite, protagonisti i ragazzi delle scuole. Sì, una bella festa, è la realizzazione quasi di un sogno perché ecco, ci piaceva coinvolgere la città in un festival così bello e per coinvolgere la città, perché non partire dalle scuole? Siamo riusciti a mettere insieme questo bel progetto assieme alla professoressa Francesca Casadei e alla conduzione di Federica Campi. Sembra che i risultati siano buoni, vi faremo vedere qualcosa di veramente apprezzabile da parte dei ragazzi. E abbiamo anche la presenza dell'autore, di Matteo Righetto, che ecco, oggi ci onora di rispondere alle sue domande. Una bella organizzazione assieme all'Associazione Pratica, all'Unione Montana, al Sistema Bibliotecario, a cui vanno i nostri ringraziamenti. Volevamo coinvolgere i ragazzi in un festival che parla del libro in tutte le sue forme e soprattutto parla dei contenuti che il libro può toccare nel ragazzo stesso e in tutte le persone in generale. E i risultati sembrano proprio quelli di essere riusciti a portare dentro il libro i ragazzi e allo stesso tempo portare le argomentazioni dei libri al di fuori nella vita reale. Già questa è una bellissima occasione di condivisione, di ascolto reciproco e di rispetto reciproco. Ecco, questi sono dei bei semi per future generazioni che sapranno essere uomini e cittadini grandi. Amava l'autunno perché trasformava le foreste in dipinti e nonostante anticipasse l'inverno, che tutti gli anni lassù sembrava non finire mai, rimaneva comunque la sua stagione preferita. Ma devo dire che l'esperienza ce l'ho nella misura in cui mi sono sempre occupato di promozione della letteratura e della lettura tra i più giovani. Sono la nostra speranza, perché in un paese dove si legge sempre meno dobbiamo davvero riporre la nostra fiducia sui giovani e sui giovani lettori. È una sorpresa bellissima questa che mi hanno organizzato e sono felice di essere qui. Ma è sorprendente vedere che un mio proprio sogno riesce ad essere condiviso da un numero così alto di giovani, di ragazzi, di ragazzini. E questo per un autore credo sia la gioia più grande, davvero. Sono un ragazzo alto, di carnagione un po' scura, riccioluto, dai capelli neri. Un grande difensore, agile e veloce, un inventore. Mi piace il calcio, il gelato, le torte, la frutta, la verdura, Call of Duty, gli aerei militari e l'estate. Si è proseguito poi alla Fondazione Carlo e Marisa Bo con l'omaggio a due genius loci della letteratura urbinate, Paolo Volponi e Tonino Guerra.
A seguire anche la poesia con Nicola Crocetti. Sì, beh, abbiamo ricordato Volponi, poi c'è questa bellissima pubblicazione di queste due poesie inedite. Insomma, vabbè, per me Volponi ha rappresentato, insomma, moltissimo, è uno scrittore che tra l'altro ha ispirato anche questo premio che facciamo a Fermo ormai da 15 anni. Per noi lui rappresenta non solo ormai un classico della letteratura italiana del Novecento, ma anche una figura di scrittore alla quale noi vogliamo collegarci, cioè uno scrittore molto attento ai temi sociali, alla società, alla realtà, alla politica, è stato anche senatore, e quindi insomma è qualcosa di cui secondo me la società italiana ha bisogno, soprattutto in questo momento, insomma, di crisi e di smarrimento delle coscienze. Allora, la professoressa ci ha assegnato diversi libri da leggere su Paolo Volponi e verso dicembre, poi abbiamo fatto un tour per Urbino toccando i vari luoghi appunto che Volponi descriveva nei suoi scritti e abbiamo appunto organizzato un video con delle registrazioni e abbiamo appunto ricordato questo grandissimo personaggio che a volte non ritorna, soprattutto a scuola, non è incluso nel programma e che merita di essere appunto ricordato. Realizzare il video comunque è stato molto toccante perché abbiamo appunto girato la nostra città, che è quella di Urbino, e appunto è stato un progetto particolarmente significativo per noi perché questa persona appunto girava tanto tempo fa, ecco, nei corridoi della nostra scuola, ecco. A pochi metri di distanza, Lisia, in concomitanza, ha tenuto il suo Open Day con centinaia di ragazzi interessati ad intraprendere gli studi delle arti grafiche. Sì, abbiamo organizzato questo Open Day, in realtà anche gli altri anni c'era. Quest'anno abbiamo approfittato anche della concomitanza del Festival Urbino e Città del Libro, con cui abbiamo collaborato proprio per, insomma, creare una sinergia tra iniziative culturali del territorio e la nostra istituzione, che è molto attiva in questo ambito. I lavori esposti oggi sono non solo i lavori fatti dagli studenti durante i corsi, ma come quello che vedete alle mie spalle, anche i risultati di workshop che abbiamo tenuto questa settimana con ospiti internazionali. Abbiamo avuto 10 workshop che continueranno poi la prossima settimana e conferenze aperte al pubblico la sera, proprio sulla grafica, l'illustrazione e la fotografia. Quindi abbiamo approfittato di questa occasione per fare l'Open Day in modo che ci sia anche più scambio tra docenti, docenti interni, ospiti, studenti e futuri studenti. Sì, noi abbiamo una selezione abbastanza stretta, soprattutto per i trienni. Abbiamo un triennio in progettazione grafica e comunicazione visiva che include varie discipline, tra cui fotografia e illustrazione, dove prendiamo 25 studenti per anno. E quindi è una selezione abbastanza stretta, dove non andiamo tanto a valutare già le competenze, quanto un'attitudine, una predisposizione a lavorare in questo ambito. Per cui, insomma, sono tutti invitati a partecipare indipendentemente dai background e dalle formazioni specifiche. La prova si tiene il 3 settembre, mentre invece poi abbiamo delle prove basate invece su portfolio e quindi su già un curriculum di lavoro per le specialistiche. Abbiamo 3 specialistiche in illustrazione, fotografia ed editoria. Ma sicuramente viviamo in un mondo che è pervaso, no, dalla comunicazione visiva di ogni genere, per cui immaginarsi la possibilità di non subirla soltanto, ma di poter anche fattivamente contribuire a creare delle narrazioni con strumenti diversi che ci sono più consoni è sicuramente una cosa che attira, insomma, voler far parte come produttori dell'immaginario che ci circonda. Questo è uno anche dei fondamenti della nostra scuola, l'idea di creare progettisti più che esecutori grafici, quindi persone che siano culturalmente preparate per gestire progetti complessi in diversi ambiti, lavorando in team, guidando diverse figure, quindi si parla forse più di art direction che di vera e propria esecuzione, insomma, grafica.
Alla data sono continuati gli appuntamenti con importanti scrittori e addetti al mondo dell'editoria. Presente anche il settore food con la prima edizione di Spazio Prometeo, cibo, libri e degustazioni di prodotti. Sì, siamo partner, Prometeo è partner di questa manifestazione già da qualche anno. Quest'anno insieme agli organizzatori abbiamo pensato di dare spazio anche ai libri che parlassero di cucina. È chiaro, non potrebbero bastare 5 festival per parlare del rapporto libri-cucina, però visto che c'era questo bellissimo spazio della data, come Prometeo, in collaborazione con gli organizzatori, abbiamo deciso di fare questi due piccoli focus su due libri di cucina. Uno spazio comunque, quello spazio Prometeo, all'interno del Festival di Urbino e Città del Libro, che vorremmo mantenere anche nelle prossime edizioni. Che libri verranno presentati? Il primo di Stefano Piazza, un libro uscito qualche anno fa, una raccolta molto molto ironica ma anche interessante su tutti quelli che sono state le frasi più celebri, gli aforismi legati a tutto quello che ruota intorno al cibo. Domani invece, domenica 20 maggio, presenteremo Osteria d'Italia con Antonio Attorre, che è responsabile Slow Food delle Marche, che cura la selezione quindi di tutte le osterie che fanno parte di questa guida per quanto riguarda le Marche. E per noi questo, l'appuntamento con Stefano Piazza, l'appuntamento con Antonio Attorre, sono dei piccoli momenti ma interessanti per parlare appunto del rapporto tra libri e cucina, tra editoria e mondo del cibo. Sì, è un gioco di parole per cercare di far arrivare al lettore un'immagine precisa, e cioè con il cibo c'è modo di ridere, scherzare e non solo di parlarsi addosso come molti addetti ai lavori, me compreso, anche se nella vita mi occupo d'altro, non solo di cibo, fanno sempre più di frequente. Oggi presentiamo questo libro che è uscito un paio d'anni fa perché vogliamo portare anche in questo meraviglioso festival di Urbino qualche risata, ripeto, ci parliamo molto addosso di qualunque argomento, la cucina è diventata un argomento molto serioso negli ultimi anni, quindi cerchiamo di ridere, cerchiamo di prendere le parole che hanno usato autori più importanti di me per ricordarci che il cibo è una delle gioie della vita e non un argomento di una tesi di laurea in sostanza. Ma la mia battuta preferita arriva da The Walking Dead, che in realtà non è una serie comica, però le persone belle sono più saporite, ci ricordano, e probabilmente è vero. Sì, abbiamo parlato di questa guida che ormai sta per festeggiare i 30 anni, li festeggerà con l'edizione del 2020, quindi fra un anno e mezzo, e che ci tenevo a far presente in questa occasione, che ho molto apprezzato, diciamo, di essere presente a questo bel festival. È una guida che si distingue un po' dalle altre, non voglio stare a dire che sia migliore o peggiore o che sia più credibile di altre, ma per il suo taglio, che comunque è un taglio di attenzione a locali che sono per lo più trattorie, osterie, sotto una soglia di prezzo e che mantengono un rapporto con la tradizione locale più vitale, che molto spesso sono anche dei posti che sono fuori dalla grande notorietà, non sono posti legati a un viaggio speciale, ma sono piuttosto posti che vivono della loro quotidianità. Credo che oggi il settore delle guide sia un settore che, rispetto alle tematiche che sono all'ordine del giorno relative alla credibilità e alla qualità delle scritture, quindi al fatto anche di evitare i cliché, abbia dei contenuti che sono gli stessi di tutta l'editoria, cioè la credibilità, il patto di fiducia con i lettori e la qualità non omologata della scrittura. Notte. E ancora una volta il notturno corpo a corpo con la morte. La stanza che trema al suono di orchestre demoniache. Il sonno a sprazzi tormentato. Le vocine alla finestra. Il mio nome ripetuto con disprezzo da ospiti immaginari in arrivo.
coinvolta tutta la città, oltre all'associazione commercianti e gli appuntamenti al Caffè del Sole con Sotto il Vulcano. Sabato la chiusura alla grande con Mattias Martelli alla Sala del Maniscalco, gremita per il suo mercato di monologhi. Per me è un grandissimo piacere essere nella mia città a portare il mio lavoro teatrale, creativo, e vedere così tanta gente, questo entusiasmo mi fa veramente contento. È solo l'inizio, direi così, è solo l'inizio, vero maestro? Assolutamente, per me è anche sempre un piacere venire qui, è una città che ormai sento anche un po' mia, come dissi in un'intervista con voi un paio di anni fa, che sembrava un po' Pizzul, però poi spero di essere cambiato, ecco, almeno in questo. È stata una bellissima serata, questa sala bellissima, suona benissimo, Mattias quando viene qua ha una forza particolare, e quindi è stato veramente bello. Tante di queste sere. Io ringrazierei Alessio, Torino, Roberto, tutti veramente, questo Festival del Libro, perché è importante valorizzare le persone che si fanno strada del luogo, che si fanno strada in giro per l'Italia, e loro lo stanno facendo, e quindi li ringrazio e credo che con gli Urbinati ci rivedremo presto, anzi ne sono sicuro. È una minaccia, mi sembra di dire. È una minaccia. La bellissima poesia che si intitola L'amore è un tricorno rintronato, caduto dalle scale. C'è un libro che è appunto è lo spettacolo messo su carta, che è una cosa molto particolare, un genere molto particolare, molto interessante, perché si devono mettere didascalie quando si parla di mimiche, di azioni, quindi è un libro che ha un genere molto molto interessante secondo me, appunto il mercante di monologhi, il libro viaggia con lo spettacolo, e ce ne sono due in uscita di cui non rivelerò i titoli, ma sono molto contento perché la parte editoriale di scrittura a me piace moltissimo e non è secondaria, e sta andando molto avanti con editori appunto nazionali, quindi sono molto contento. Sono contento anche di portare dentro questo spettacolo, ma c'è anche dentro il libro, un ritmo musicale che è dovuto alla bravura del maestro, che ormai è come un fratello, e quindi noi ci troviamo veramente benissimo in scena, ci divertiamo, siamo tranquilli e soprattutto insomma facciamo quello che vogliamo fare, no maestro? Assolutamente, e devo dire migliora di volta in volta. Stasera in particolare, come dicevo prima Mattias, il pezzo sulla lentezza è uno dei pezzi a cui siamo più affezionati. È venuto particolarmente bene, forse anche questo luogo quattrocentesco ti riporta un po' una dimensione della vita un po' più sensata, ecco. Andare lenti significa essere di provincia, senza disperare. Ah, questo volevo dire, attenzione, perché qui non solo c'è questione teatrale, ma è anche comico-satirica. Il genere comico-satirico è considerato un genere inferiore. Invece non è così assolutamente. I grandi comici, Molière, Dario Fo, ma ne parliamo di Charlie Chaplin, di qualcosa di eccezionale, universale, meraviglioso, non è inferiore. Quindi è importante che in un festival di letteratura ci sia sia del teatro, ma anche del teatro comico satirico. C'è una frase bellissima di Molière che dice: la risata ti spalanca la bocca e con la bocca anche il cervello, e nel cervello entrano i chiodi della ragione. Cioè parliamo di un genere che può lanciare dei messaggi fortissimi al pubblico, che il pubblico sente, riceve, che si porta a casa, che è molto importante. È un genere non inferiore, anzi direi.
sveglio la domenica mattina con la lettura dei giornali in piazza e al circolo cittadino con le città del Noir. Alla Casa della Poesia, il quartiere generale di Urbino e le città dei piccoli, momenti dedicati ai bambini con mostre, momenti di lettura, workshop con Martoz, promettente fumettista italiano, che ha anche presentato il suo ultimo lavoro, Il Cacciatore Gracco. Beh, la presentazione che abbiamo fatto al Data è stata molto partecipata, c'era tantissima gente e c'era anche molto entusiasmo, quindi il pubblico era attivo, non era lì parcheggiato, questa è una cosa fantastica. E da subito il clima si è scaldato, quindi abbiamo affrontato temi in maniera molto, molto diretta e ci sono stati dei contenuti interessanti. Devo dire che è stata una bella presentazione. Beh, diciamo che sta bene in un festival di letteratura perché il Cacciatore Gracco, che è il nome del fumetto, parte da un racconto incompiuto di Kafka, quindi ha un rapporto molto stretto con la letteratura, diciamo, classica. E quindi questo già mi sembrava molto, molto bello poter iniziare da quello, cioè iniziare a parlare del fumetto a partire dal racconto di Kafka, quindi dalla letteratura. E questo fumetto è un fumetto sostanzialmente di azione, avventura, un po' surreale, in cui il protagonista muore miseramente, questo cacciatore Gracco, ma il suo barcaiolo funebre si perde e quindi si arrende e lo riporta sulla terra, non riesce a riportarlo nell'aldilà. E quindi Gracco si ritrova di nuovo nella foresta nera dove abitava, e con una sorta di seconda occasione, cioè lui era morto miseramente ma si ritrova sulla terra. Sì, a me piace quando c'è il cosiddetto momento aulico in cui c'è poesia, diciamo così, per farla più semplice. E nel Cacciatore Gracco c'è un fortissimo squilibrio voluto tra alto e basso, nel senso che ci sono questi momenti comici, ironici, mescolati senza una logica apparente a momenti invece molto alti, molto tristi, molto, come dicevi tu, poetici. E perché mi piaceva questo stile grottesco. E in Gracco di più c'è un'attenzione nei confronti della storia, della successione degli eventi. Sì, io lavoro con i bambini da tanto tempo, faccio laboratori per bambini e ho fatto un fumetto per bambini. Quindi poi questo mi ha fatto... E quindi siamo qui anche a fare questo laboratorio per bambini che è ispirato al libro che ho fatto. Poi in realtà i bambini non, né lo leggono né gli viene... Il laboratorio non è una scusa per vendergli i libri, in realtà i bambini non lo leggono questo libro, io gli racconto la storia e poi gli faccio creare un personaggio loro che sta dentro da inserire nella storia, quindi è solo una scusa, un punto di partenza. Diciamo che nel libro per bambini lo stile è molto semplificato, quindi effettivamente diventa un po' per l'infanzia, però una cosa che mi hanno detto in tanti, molte persone mi hanno detto che non trovavano grande differenza tra Gracco e La Mela Mascherata, quindi tra il libro per grandi e il libro per piccoli, e questo mi ha fatto piacere perché a me piace quando il libro non è fatto apposta per, quindi un libro fatto per bambini di base non mi piace, il libro è adatto ai bambini ma non è fatto per loro, nel senso che è scritto con un linguaggio a loro comprensibile, sicuramente lo è, però il bambino non vuole sentirsi preso in giro, cioè non vuole un libro che è scritto per lui e quindi semplificato perché se ne accorge, a nessuno piace rendersi conto che ci stanno prendendo in giro e ci trattano per scemi, quindi il fatto che mi dicano non abbiamo visto grandi differenze stilistiche mi fa piacere perché, come dicevi tu, è lo stile che si fa avanti. Il profumo dei colori, altro momento con Luca Di Sciullo che con un'esposizione scenografica ha anche presentato il suo ultimo libro, La Fioraia. Oggi abbiamo realizzato un laboratorio per bambini e per adulti, e seguendo la traccia del mio libro che è in esposizione qua alla Casa della Poesia. E cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato dei disegni e partendo da degli odori che sono non sono fragranze uniche ma tante fragranze messe insieme che hanno evocato ai diversi partecipanti diverse
sensazioni, diversi pensieri, che poi dopo, utilizzando carte ritagliate, già tagliate, e colori e forbici, hanno realizzato le proprie immagini e le proprie appunto sensazioni. La cosa curiosa è che, una volta finito il disegno, dopo appunto aver annusato il proprio odore, aver fatto il proprio disegno, siamo riusciti a risentire l'odore e ritrovare i disegni che erano secondo quegli odori lì, insomma. E poi dopo abbiamo fatto anche un piccolo tour all'interno della mostra per spiegare soprattutto ai più piccoli l'importanza di questi eventi in città, cioè dove dei libri si aprono e diventano mostre, dove si possono vedere gli originali, si può vedere come sono state realizzate come è stata realizzata la mostra e magari rimanere colpiti da questa cosa e continuare a guardare libri, leggere e diventare sempre più grandi, ecco. Io credo che sia super adatto per questo festival, ed è bello che siamo già alla quinta edizione e le cose stanno andando avanti, stanno crescendo sempre di più, e insomma anche queste piccole realtà come queste mostre sono cose che stanno crescendo, diventando sempre di più. Sì, infatti c'è una particolarità che per quanto mi compete per il disegno, che insomma, io venendo perché ho fatto scuola del libro qua a Urbino, ho fatto il perfezionamento in animazione e poi ho scelto di andare a fare illustrazione a Bologna. E da Bologna, quindi da fuori, si vedeva comunque una realtà, no? Si riusciva a capire di più la realtà che ci circondava nelle Marche. E per curiosità, qui siamo pieni di disegnatori, di illustratori e fumettisti. Ad esempio, così per citare un ultimo caso, sono stato ingaggiato per un lavoro che è la strada di Samuni, che abbiamo lavorato insieme a Simone Massi, che è qua di Pergola, e insomma tra una ventina di disegnatori, 15-16 erano delle Marche, per dire. E siamo andati anche a Cannes, sì, abbiamo fatto la nostra presenza a Cannes, abbiamo visto il nostro film, cioè film diretto da Stefano Savona e direzione artistica di Simone Massi. Abbiamo visto il nostro film al Festival di Cannes, è stato veramente bello, veramente emozionante. Non so che dire, sono molto contento di come sono stati trattati i disegni. No, la cosa che mi ha scatenato l'idea, diciamo, quella piccola idea che c'è di far camminare i lettori a testa in giù, era il tema dell'anno, che era le strade che non portano a Roma, no? E quindi dovevo fare in qualche modo mi son posto il compito di illustrare delle strade che non si percorrono normalmente e quindi ho fatto camminare le persone su un teorico soffitto, insomma, quindi no, dico che i testi che spiegano troppo, no? non lasciano posto alla interpretazione personale, alle aggiunte di fantasia che uno può fare, sono noiosi e quindi a me piace lasciare dei buchi, dei vuoti nei disegni che faccio, dei vuoti di senso in qualche modo, no? In modo che le persone possano completare secondo... Ma è anche vero che qualsiasi parola, anche quella più semplice, viene intesa da ognuno di noi in un modo o in una sfumatura perlomeno diversa, no? E quindi anche un disegno apparentemente chiaro ha delle interpretazioni
inaspettate spesso, no? Lasciare anche dei disegni anche oscuri per dei vuoti, delle mancanze, delle assenze, come dire, accelera un po' questo processo, che è un processo di partecipazione che a me interessa molto. Sì. Pomeriggio appuntamenti clou a teatro con Neri Marcorè, che ha fatto conoscere ai presenti la trilogia della perdita di Alan Pauls. Subito dopo sul palco Dori Ghezzi a parlare del libro fortemente biografico Lui, Io, Noi. Festa di chiusura nel cortile dell'Isia con Anni Luce di Andrea Pomella e il concerto curato dall'associazione studentesca Agorà. Un'edizione, quella del 2018, da record per i numeri e le presenze registrate, che cercherà di confermare nella sesta edizione la qualità della proposta e la crescita mostrata negli anni. Thank you.